Gli artisti egizi seguivano regole precise nel disegnare le persone. Se volete disegnare come gli egizi, sarà sufficiente che seguiate la loro stessa tecnica e vi accorgerete quanto sia facile. Iniziate col disegnare la testa e il collo di una persona vista di profilo o di fianco. Quindi disegnate l'occhio, ma fatelo come se steste guardando la persona di fronte. Assicuratevi che il sopracciglio sia curvo. Disegnate poi le labbra come se le vedeste di fianco. In genere gli egizi erano raffigurati con indosso pesanti parrucche nere. Gli uomini portavano parrucche a forma di elmetto. Quelle femminili erano invece lunghe e diritte. Quando dipingete una parrucca, fate in modo che si veda l'orecchio. Le spalle e il petto devono essere rivolti verso di voi, mentre i fianchi e le gambe devono essere disegnati di profilo. I piedi sono disegnati sempre di profilo. Gli uomini egizi indossavano sempre un gonnellino e non portavano mai maglie, e le donne portavano abiti lunghi. Dopo aver completato la figura, pitturatela con colori brillanti. Sebbene molte pitture egizie venissero eseguite in tombe buie con solo l'illuminazione di una torcia, i colori vivaci le rendevano vibranti e vive.